disegno di legge che sicuramente monopolizzerà la discussione non solo nell'aula del Senato ma anche nelle case, insomma. E, a proposito di crimine di cui stavate parlando pochi istanti fa, vi propongo uno spezzone di un documentario sulla detenzione genitoriale ideato e realizzato da un padre che ha vissuto questa esperienza e poi una storia molto particolare. Leonardo, mi stavi parlando di tuo padre. Ormai sono passati diversi mesi. Come mai non vuoi più vederlo? Come mai, signora? Ah, io vorrei farglielo vedere, ma è lui che non vuole. Vero, Leonardo? Come mai non vuoi più vedere tuo padre? È un cretino, è un idiota e non ci passa gli alimenti. È la mamma che fa tanti sacrifici. E per fortuna c'è zio Giorgio. Leonardo ha tutti i sintomi di quella che viene chiamata alienazione genitoriale. Non capisco, dottore, cosa sai? Beh, uno dei due genitori viene definito alienato perché è vittima delle denigrazioni da parte dell'altro genitore che compie sul figlio una sorta di lavaggio del cervello, che può essere volontario o involontario. Grazie ai nostri ospiti, tra pochi istanti la storia, grazie alla dottoressa Benedetti, l'attore Cassani, Maria Marisol, il psicoterapeuta, il professor Arturo Maniaci. E adesso...